Un rito antico che si ripete da secoli, forse da oltre un millennio, quello del 1 agosto a San Pellegrino in Alpe, dove si celebra il tradizionale cambio della croce, un rito che davvero si perde nella notte dei tempi, ma che ancora oggi viene vissuto dalle comunità toscane ed emiliane con grande partecipazione. Molti arrivano addirittura a piedi portando in spalla la croce, come l'Associazione Carabinieri di Lama di Mocogno e non solo. Poi la comunità di Fontanaluce, che ogni anno attraversa l'Appennino per rinnovare l'atto di fede ai santi Pellegrino e Bianco. Alla Santa Messa, celebrata da Monsignor Michelangelo Giannotti, alla presenza di molti religiosi in rappresentanza di varie diocesi, hanno partecipato tanti fedeli, autorità militari e civili. Erano presenti anche i due presidenti di provincia, Gian Domenico Tomei per Modena e Luca Menesini per Lucca, e i sindaci di Frassinore e Castiglione di Garfagnana, che insieme hanno rinnovato il patto di amicizia, scambiandosi il tradizionale cero prima di posizionarlo ai piedi dei santi Pellegrino e Bianco. Dopo la messa, con l'accompagnamento delle campane del santuario suonate dai campanari di Chiozza, c'è stato il cambio della croce. Dopo essere stata consacrata e posizionata la nuova, i fedeli si accalcano per prendere un pezzo della sua corteccia come protezione, ma anche come venerazione di questo luogo e dei santi Pellegrino e Bianco. La nuova croce rimarrà su questo molo per un anno intero, fino al 1 agosto del prossimo anno, a proteggere i santi e tutti coloro che hanno a cuore San Pellegrino. Normalmente i clinali dividono, no? E qui invece unisce. E quello che è bello è che sia modenesi sia lucchesi qui si sentono a casa loro. Territori che hanno problemi e opportunità comuni, e quindi oggi, in questa giornata bellissima, con questo panorama fantastico, guardiamo con ottimismo al futuro. Con la riapertura definitiva del museo, tanti turisti e tanti pellegrini che sono tornati nel paese, in San Pellegrino, il paese più alto dell'Appennino, quindi possiamo altro che continuare su questa strada e ringraziare Don Luigi per quello che ha fatto per San Pellegrino.